Bene, salve, io sono Giovanni Messina, opero nel settore della grafica 3D CAD da più di un ventennio, da quando alcuni di questi software rinomati, quali Archicad appunto, ma potrei dire lo stesso di 3D Studio Max ad esempio, operavano sotto DOS e talvolta anche sotto mentite spoglie. Ricordo infatti, credo agli inizi degli anni 90, un software che mi ha veramente segnato. Sembra si chiamasse Architech, e assolutamente per chi come me era abituato a passare la key, né, nel caso la lametta per cancellare un eventuale errore, rappresentava una vera rivoluzione. Potevo disegnare un muro in un piano bidimensionale e automaticamente il software aggiungeva la terza dimensione, ovvero l'altezza. Beh, fenomenale, no? Potevo sbagliare, cancellare e rifare tutto senza passare notti insonni tra china, lamette e non solo, poteva anche stampare il tutto con un semplice clic. Beh, in riferimento al software sopra citato, mi ha veramente segnato, in quanto l'ho visto solo in opera, ma non sono mai riuscito a farlo partire. 19 floppy per installarlo, circa un paio d'ore. Poi all'avvio questa frase che ancora ricordo e che mi rimbomba nella mente. Errore, risorse, STR. Una tortura per me, fin quando cedetti e ho pensato si trattasse di un bug. Beh, questa è storia, in quanto da lì a poco una rivoluzione stava per accadere nel mondo della grafica 3D. Faccio una premessa. Questo spazio si nutre di inserzioni pubblicitarie e vive di questo, quindi qualora foste interessati, e ripeto, solo qualora lo foste, cliccate di tanto in tanto sulla pubblicità. Detto questo, ho deciso di fare questo corso gratuito per Archicad in quanto, essendo cofondatore ArcVisual, mi accorgo che spesso all'interno anche di ambienti che vivono di grafica, molte volte ci limitiamo ad usare il software al 20% delle sue possibilità, non sfruttando appieno le potenzialità proposte dalla software house, nel caso di Archicad e della Graphisoft. Questo molte volte succede per eccesso di foga, per arrivare prima all'obiettivo e via dicendo. Allora, per esperienza vi dico che organizzare un progetto a regola d'arte vi farà risparmiare alla fine del progetto, badate bene, almeno la metà del tempo. Mi spiego. Arriverà il punto in cui dovrò stampare una tavola, allora dovrò prima fare tutte le operazioni di copia, incolla, pulisci, eccetera, eccetera. Se invece io creassi ad esempio una combinazione di lucidi, che poi andremo a vedere, in modo da richiamare in qualsiasi momento una pianta quotata, ad esempio, oppure un'assonometria, una vista 3D, non lo so, un rendering. Diciamo che al tempo stesso andrei a posizionarlo sulla tavola. In questo caso mi basterebbe un semplice clic per stampare una tavola. Bene, torniamo al corso. Di cosa parleremo? Beh, il corso sicuramente, a parte questa breve introduzione, beh, parleremo sicuramente del primo avvio di Archicad e quindi dell'interfaccia grafica. Poi parleremo della panoramica, faremo una panoramica veloce sugli strumenti e le scorciatoie di Archicad. Una breve introduzione alle novità delle versioni recenti di Archicad 19, ma forse dalla 17 in poi, dall'introduzione, visto che ci servirà nel nostro esempio pratico il motore di rendering della Maxon. Poi vedremo come creare il modello, sia dalla vista principale che magari da DVG o da PDF, perché no? Come preparare il progetto, quindi realizzare i livelli. Come creare la pianta, quindi muri, finestre e porte. Faremo una panoramica sui lucidi e sulle combinazioni di lucidi. Vedremo come completare poi la pianta. Vedremo come sarà possibile poi collegare i livelli orizzontali attraverso le scale, ad esempio. Faremo una breve panoramica degli strumenti che non andremo ad utilizzare in questo esempio, come i tetti, le forme. Probabilmente utilizzeremo le forme, magari faremo un esempio extra anche sul progetto, faremo un esempio di applicazione delle forme, faremo una panoramica anche sulle shell, vedremo come creare il terreno con le mesh, come arredare un ambiente,
quindi la libreria di Archicad. Vedremo come usare i settaggi delle proiezioni 3D che ci mette a disposizione Archicad, come scegliere il motore di rendering, vedremo come applicare i materiali, aggiustare le texture e come realizzare un render professionale in Archicad, come organizzare le viste e le tavole di progetto, pubblicare il progetto, esportare lo stesso in BIMX, come visualizzare il modello BIMX sul dispositivo Apple o Android, e poi faremo una lezione di chiusura sul corso. Beh, è giusto dire che per uno studio approfondito di ogni singolo comando, demando tutti gli ascoltatori al corso di Archicad in pillole, che in realtà è un poco in ferie in questo periodo, perché comunque man mano noi andremo ad arricchire, ma io ho bisogno di tempo, ma sono convinto che pian piano ce la faremo. Bene, per questa breve introduzione penso sia tutto. Io vi do appuntamento alla prima vera lezione del corso, ovvero all'interfaccia grafica di Archicad. Alla prossima!